Amici, amiche, buongiorno. Allora, io qui, come vedete, ho dei funghi misti in padella. Ci sono i pleurus, i porcini, i chiodini, altri due tipi di funghi che non mi ricordo il nome. Comunque, tutto messo qua, non si vedono perché stanno cuocendo e si mischiano con gli altri funghi. Ho messo qualche pezzettino di carota, come vedete, li sto facendo trifolati. Ho messo prezzemolo, due spicchietti d'aglio tagliati finemente, li ho fatti fare un pochino, poi ho messo un po' di peperoncino e li ho sfumati con un po' di vino. Eccolo qua, ora ho abbassato un po' la fiamma, ora la rialzo e faccio finire di evaporare tutto il vino. Eccolo qua, e c'è un profumo che ve lo dica fa, buonissimo. Poi io qua ho tagliato due pomodori, quelli a grappolo, e li vado ad inserire per dare un po' di colore in più e un po' di sapore in più. Non ho messo sale perché il fungo già tira fuori l'acqua in se stesso. Il sale lo andrò a mettere alla fine, quando tutto è ben cotto e ritirato. Allora metterò un pochettino di sale. Ecco, io ora aggiunto questi pomodori, li lascio fare. Questi pomodori ora si ammorbidiranno e daranno un po' di colore ai funghi. Dunque, io ora questi non so se levarli poi un po' e ci faccio la pasta, ci condisco la pasta, perché erano molti di più, ma si sono ritirati. Come sapete, i funghi una volta che si cuociono diventano la metà di quello che uno mette. Questi sono due vassoi, li ho presi già pronti, tagliati, erano già tutti misti, così ho fatto. Io ho aggiunto solo qualche pezzettino di carota, ma proprio pochi pochi. Ecco, ora io lascio così, non aggiungo acqua, niente, perché il fungo la tira fuori. Ho messo prezzemolo e ora si cuociono. Faccio finire di ritirare il vino, dopo di cui abbasserò la fiamma e finisco la cottura. Bene, questa è la mia ricettina di oggi. Ne toglierò un pochino per mangiarli come contorno, accompagnati con qualcosa vicino. Il resto forse lo lascerò per la pasta, forse. Altrimenti li tengo anche per stasera, così semplici trifolati. Bene, questo è tutto amiche, io vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata. Ah, una cosa, volevo dire a Jerry, yes you can. Jerry, ma ha disattivato i commenti? Mi dispiace tantissimo perché io ti commentavo sempre e ora come faccio? Ho visto i tuoi video, quelli che mi ero persa, ho messo i like, però ti volevo anche commentare perché sei bravissimo, fai dei dolci meravigliosi, sembri veramente un pasticcere come ti ho detto già tante volte. Mi dispiace che hai disattivato i commenti. Va bene, pazienza. Comunque io ti seguo sempre. Ciao Gerry, un bacione e anche a voi un abbraccio. Ciao amiche, amici. Ciao ciao!